Ciao a tutti, sono finalmente tornata con il calendario dell'Avento Schleich. Questi 2 giorni non sono riuscita a mettere su i video perché non so perché il mio telefono non andava, cioè sì, andava, però non riuscivo a mettere su i video, cioè sì, non si caricavano praticamente. Praticamente ho trovato domenica, adesso vi faccio vedere ciò che ho trovato. Domenica ho trovato la sella da equitazione per il tempo libero e la briglia. Bellissime. Invece ieri ho trovato una staccionata di queste 4 staccionate. E quindi ho trovato tutte le staccionate che sono nel calendario dell'avvento. Oggi è il 16 e quindi lo andiamo ad aprire. E c'è l'adesivo. Qual è? Questo qui. Bello. Le coccarde ci sono. Adesso lo metto subito. Che bello che è. Bellissimo. 4 coccarde. Io ho già trovato. Ho trovato questi 2 adesivi. Ok. E poi volevo fare una domanda. A Natale mi arriva, come sapete, il set del 2014 con la fantina azzurra. E non so come chiamare il cavallo che ha la fantina azzurra. Quello bianco. Che poi sarebbe una giumenta. Perché è vero che tutti danno un nome da femmina, quindi stallone non è giumenta, penso che, cioè, penso che sia una giumenta e non so che nome dargli. Ero indecisa su questi 3 nomi, su Andromeda, Calypso e Nike, e per piacere aiutatemi a scegliere questi nomi perché sì, uno tra questi nomi perché sono un po' indecisa. Poi volevo fare anche un'altra domanda. Praticamente io sto leggendo questo libro qua, che sarebbe Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, la maledizione del titano. È il terzo libro dei Percy Jackson. Io ho anche gli altri, adesso li prendo. Cioè, non ce li ho tutti. Ho solo il terzo, il secondo e un altro che è sempre di Percy Jackson, però parla più in generale, cioè parla. Beh, dopo ve lo faccio vedere. Allora, il primo, scusate, c'è la mia ciabatta. Il primo, Percy Jackson, il dei dell'Olimpo, il ladro di fulmini. E il secondo è questo qui. E Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il mare dei mostri, che hanno fatto anche il film di questi due. Io vorrei che facessero anche il terzo perché è bellissimo. E poi ho questo qua, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il libro segreto, che parla del campo mezzosangue, dei personaggi, diciamo, e delle armi, degli dei e dei mostri. E volevo. Scusatemi, vi volevo fare questa domanda. Siccome ho visto che in America o in Inghilterra fanno tipo dei video in cui loro leggono un libro, tipo non so, lasciano lo sfondo della schermata del video nera e fanno tipo una registrazione dove non so, dividono
E fanno, che ne so, nella prima puntata raccontano il primo capitolo, la seconda, il secondo, e così. E a me piacerebbe farlo, questo. Però volevo anche il vostro consenso, perché magari a voi non vi piace, questa è mia idea. Non voglio fare un video che a voi non piaccia. Quindi, piacere, se potete dire se vi piace questa mia idea e se potete aiutarmi con questi nomi. Ora vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video. Ci vediamo e alla prossima. Ciao! Tipo, esempio della lettura del primo libro di Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo. Comincerebbe così. Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo, il ladro di fulmini. Capitolo 1. Disintegro accidentalmente la prova di matematica. Non ho scelto io di essere un mezzosangue. Se state leggendo questo libro, perché pensate di poterlo essere anche voi, vi do un consiglio. Chiudetelo all'istante. Credete a qualsiasi balla i vostri genitori vi abbiano raccontato sulla vostra nascita e cercate di vivere una vita normale. Essere dei mezzosangue è pericoloso, è terrificante. Nella maggior parte dei casi si finisce ammazzati in modi orribili e dolorosi. Se invece siete dei ragazzini normali e pensate che questo sia solo un romanzo, perfetto, continuate a leggere. Vi invidio per la possibilità di credere che niente di tutto questo sia accaduto. Ma se vi riconoscete in queste pagine, se vi smuovono qualcosa dentro, smettete subito. Potreste essere dei nostri. E quando lo avrete capito, sarà solo questione di tempo perché se ne accorgano anche loro e vengano a cercarvi. Non dite che non vi avevo avvertito. Mi chiamo Percy Jackson e ho 12 anni. Fino a qualche mese fa studiavo alla Yancey Academy, un collegio per ragazzi difficili, nello stato di New York. Sono un ragazzo difficile? Sì, direi che la definizione mi calza. Potrei partire da qualunque punto della mia breve e miserabile vita per provarlo. Ma le cose hanno cominciato a prendere davvero una brutta piega lo scorso maggio, quando andammo in gita a Manhattan. 28 casi clinici di prima media e due insegnanti a bordo di uno scuolabus giallo, diretti al Metropolitan Museum of Art, per vedere anticaglie greche e romane. Lo so, sembra una tortura. La maggior parte delle gite alla INC lo era. Ma quella volta ci guidava il signor Brunner, il professore di latino. Perciò avevo qualche speranza. Il signor Brunner era un tipo di mezza età che si muoveva su una sedia a rotelle motorizzata, i capelli un po' radi, la barba incolta e una logora giacca di tweed che sapeva sempre di caffè. Non gli avresti dato un soldo, ma raccontava storie barzellette che ci lasciava e ci lasciava giocare in classe. Aveva anche una fantastica collezione di armi e armature romane. Perciò le sue lezioni erano le uniche a non farmi addormentare. Boh, ora smetto perché. Questo è già un esempio della lettura del libro. E ditemi se vi va bene come mia idea per un video. E spero vi piaccia. Vi avverto, non sarò costante con mettere video su YouTube perché, essendo in prima superiore, non è che gli insegnanti siano molto bravi, gentili, tanto belli e carini. Se pensate questo, no. No. Cioè, praticamente in questi giorni io ho verifica ogni singolo giorno. Domani? No, domani abbiamo assemblea. Vabbè, ma tipo venerdì abbiamo verifica di cosa? Di economia. Sabato di inglese, di fisica. E poi boh. Fortunatamente la prossima settimana non abbiamo niente, ma perché è l'ultima settimana e quindi. Sì, e quindi ciccia. Spero vi sia piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima. Sappiatemi dire se trovate bella questa idea. Ciao!